Breaking news. Ho venduto la mia barca Kind of Blue. Ora ho un nuovo armatore e dobbiamo iniziare la ricerca di una nuova barca. Io ho già adocchiato qualcosa in realtà. In questo periodo il mercato delle barche usate è un po' drogato, i prezzi sono troppo alti e io sto pensando veramente di cambiare completamente genere, passare da, diciamo, queste barche solite, Veneto, Giano, Bavaria, eccetera, a qualcosa di completamente, diciamo, differente, di nicchia, un custom o qualcosa del genere, magari in acciaio. Vedremo insieme, seguitemi e andiamo alla ricerca della mia nuova barca. Oggi siamo qui con Dominic, il nuovo proprietario del Kind of Blue. Il nuovo proprietario di Kind of Blue. Eh sì, ho venduto la barca ed è un momento un pochino doloroso questo, perché molti dicono che per un armatore i momenti più belli sono quando comprano e quando vendono la barca. Però devo dire la verità, quando la vendi è un po', come dire, è un po' brutto, un po' doloroso, anche perché io sono molto affezionato a questa barca, perché abbiamo vissuto tante avventure insieme. E quindi niente, oggi la salutiamo per l'ultima volta e la daremo al nuovo proprietario, che se ne prenderà cura e la riporterà soprattutto nel suo luogo di origine, cioè la Francia, vero? Sì. Allora, diciamo che per questi mesi estivi Dominic resterà qui con la barca, si godrà un po' il golfo di Napoli e quindi lo accompagnerò anche a fare qualche navigazione. Quindi vabbè ragazzi, vai, facciamoci l'ultimo giretto su Kind of Blue, la salutiamo bene e niente, ciao! Ciao! Dominic, che ne pensi della barca, della tua nuova barca? Ti piace? Ti piace, mi piace. Ti piace? Sì, 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 yeah. Allora ragazzi, diamo l'ultimo saluto a Kind of Blue. Come vedete è già tutta vuota, non c'è più niente dentro. La stiamo pulendo per l'ultima volta, perché gliela diamo un po' più pulita a Dominic. Dopo tante avventure insieme, Kind of Blue ci lascia. Però ragazzi, è giusto così, perché nella vita non bisogna affezionarsi troppo alle cose, bisogna imparare a lasciare andare. Ora la lasciamo andare ad un armatore che l'amerà come l'ho amata io, dopo tanti anni di onorato servizio, e ora passeremo a un'altra barca un po' più grande, un po' più bella. E adesso dobbiamo assolutamente trovare un'altra barca, quindi cominciamo la ricerca proprio da qui. Diamoci un po' un'occhiata intorno, siamo al Salerno Boat Show, vediamo se riusciamo a trovare qualche barca usata interessante. Sarà una lunga ricerca, per cui mi raccomando, seguitemi sul canale, vi porterò a visitare tutte le barche che proverò, che visionerò, e scopriremo insieme quale sarà la mia nuova compagna di avventure. Ragazzi, un 393, che nostalgia, mamma mia, per Kind of Blue. Ciao 393, sei una grande barca, mi mancherai. Quando si cerca una barca usata bisogna un po' guardarsi intorno, cercare l'occasione giusta e soprattutto sapere cosa si cerca. Io in realtà, vi dico la verità, sono abbastanza tentato di cambiare completamente genere di barca, da, diciamo, dai soliti Veneto, Bavaria, cioè non passare a qualcosa proprio di tosto, magari anche di concezione vecchia, però in acciaio. Sono barche che però non si trovano tanto facilmente qui in Mediterraneo, in Tirreno, e bisogna andare in Nord Europa, in Francia, Olanda, Spagna, zone oceaniche, e lì si trovano. Però ragazzi, quando state in una barca d'acciaio, vi assicuro che è un'altra cosa, vi sentite veramente in una botte di ferro. E voi cosa ne pensate? Secondo voi è meglio una barca tradizionale, commerciale, tipo quelle che siamo abituati a vedere in rada, nei marina, adatte un po' al charter, o preferite una barca di quelle marine, toste, vecchio stampo? Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate.
E mentre pensate alla risposta, ci penso anch'io, intanto cerco su internet qualcosa di interessante. Ci vediamo al prossimo video, vi porto con me a scegliere la mia prossima barca. Ciao!